E ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo nuovo video della sezione Creepypasta. Prego, accomodatevi davanti al vostro schermo perché quest'oggi, dopo il successo di Piccoli Brividi e Leone il cane fifone, quest'oggi troviamo la multinazionale che da anni fa sognare grandi e piccini, ovvero casa Disney. Cominciamo con una delle creepypasta più semplici, ovvero il Suicide Mouse. Il Suicide Mouse praticamente è un cortometraggio della Walt Disney, praticamente che non si trova da nessuna parte. Non si trova da nessuna parte. Questo cortometraggio parla che si vede un topolino in stile anni 30 che cammina con tutta tranquillità, ma ad un certo punto si vede che questo topolino in sottofondo cominciano a sentirsi delle strane voci, come se fossero delle voci demoniache e qualcuno stesse urlando. Più man mano segue e la scena di Topolino prosegue con questo andamento. Così che state vedendo, avanti e indietro, però mentre Topolino cammina. Ad un certo punto però si vede questo Topolino che è preoccupato, sta per succedere qualcosa, però cos'è la cosa più creepy? Quando si va ancora più avanti, dopo la voce demoniaca, si sente una donna urlare proprio all'estremo delle sue forze. E si vede questo topolino che comincia il suo volto a farsi molto, ma molto più creepy e molto più satanico allo stesso tempo. E ad un certo punto finisce così che Topolino muore e l'episodio finisce così. Ma la cosa più creepy di questo cortometraggio è la musica di sottofondo che viene suonata su un pianoforte. Che mentre Topolino cammina e ha queste variazioni di volto e anche allo stesso tempo anche questa donna che urla finché Topolino non muore e poi si raggiunge il suicidio. Secondo la creepypasta, uno sviluppatore della Disney analizzò con molta cura tutto il Suicide Mouse e praticamente una volta giunto alle battute finali l'operatore della Disney si è sparato in testa con una pistola. Io mi domando, ma davvero un cortometraggio della Disney può davvero suscitare così tanto odio e fulgore? E ragazzi, ci tengo a dirvi che il Suicide Mouse è presente anche in alcuni film della Disney. Secondo questa voce di campo, secondo questa creepypasta, nei grandi classici della Disney come Pinocchio, Cenerentola, c'è questa versione originale del Suicide Mouse, però su internet e anche si trova la copia piratata del Suicide Mouse, perché parecchi l'hanno provata a farla, però senza successo. Vi invito ragazzi a non vedere questo cortometraggio, perché impazzirete, davvero. Non lo guardate perché io adesso. È la seconda volta che registro questo video, perché io già avevo registrato un video prima, però mi ero ritenuto che era un po' troppo brutto, però ora è andato così. Va bene ragazzi, io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento dicendomi questa creepypasta, come vi è sembrata? Vi dico che io il Suicide Mouse all'inizio ero scettico, non capivo Topolino che faceva, ma poi vedendo bene il video, che lo si può trovare qua su YouTube, che lo si può trovare però. Secondo un'altra voce di campo, il video che è su YouTube è un falso e non è il Suicide Mouse vero e proprio. Vabbè, ragazzi, comunque è stato bello raccontarvi questa creepypasta. Vi invito a commentare con l'hashtag Mickey Mouse se volete altre creepypasta sulla Disney. Ci tengo anche a fare una sezione anche della Disney perché, come posso dirvi? La Disney è sempre una multinazionale che ha anche i suoi segreti, eh? Ma quindi ragazzi, io vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. E ciao!